Immaginatevi una persona che ha vinto 5 palloni d'oro e da poco è diventato il marcatore più prolifico della storia del calcio. Ha un contratto da oltre 1 miliardo di euro con la Nike, è la persona più seguita al mondo su Instagram e in più a 36 anni ha un fisico letteralmente scolpito nella roccia. A chi state pensando? And then Ronaldo! In questo video infatti vivrà un giorno come Cristiano Ronaldo. Man mano che procede la routine vi accorgerete che il portoghese mangia spesso, si allena tanto e dorme ancora di più. Ora iniziamo. Sono le 6:15 di mattina e non è male. E la prima cosa che fa Ronaldo è quella di andare ad allenarsi, quindi mi sciacquo la faccia e ci vediamo giù. Ragazzi, interrompo un attimo il video per parlarvi dello sponsor di questo video che è OneFootball. E mentre vi parlo di OneFootball, ogni traversa che becca Simone a partire da ora vince 10 euro. Allora, OneFootball è la migliore app di calcio utilizzata da più di 3 milioni di italiani per rimanere aggiornati su tutto quello che riguarda la Serie A, ma anche altre leghe come la Premier League, la Bundesliga e la Liga Spagnola. Potete scegliere anche la vostra squadra del cuore in modo da rimanere aggiornati su tutte le formazioni, gli highlights e le statistiche e anche ricevere i risultati in tempo reale. In più potete anche controllare quello che succede per tutte le altre squadre del campionato ed è scaricabile sia per iOS che per Android e per scaricarla utilizzate il primo link in descrizione. Quindi grazie mille a OneFootball per aver sponsorizzato questo video. Quante ne hai colpite? Una. Bon, 10 euro, dai. Allora, Ronaldo inizia la sua giornata con un allenamento a circuiti composto da 5 esercizi con dei nomi impronunciabili, quindi semplicemente ve li metterò sullo schermo. L'unica cosa, non ho la palla medica né un bilanciere, quindi dovrò sostituirli con questo sacco da box. Iniziamo l'allenamento. Clear out the room, I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill, I'm on a paper route. Extra, extra, read about it, I'm today's trending topic. I put commas over bullshit, yeah, I put that on mamas. Pensavo mi avessero tirato dalla terrazza. No, ci sono rimasto malissimo. Ho detto, guarda che sto facendo casino la mattina e mi tirano giù dal terrazzo robe. They tryna block all my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Per colazione Cristiano Ronaldo mangia formaggio, prosciutto, tutto della Conad. Non penso lui mangi quelli della Conad, anzi sono abbastanza sicuro che non lo faccia. Poi uno yogurt greco che ha pochi grassi e tante proteine. E di solito beve sempre l'acqua, ma a colazione beve anche del succo. Io ho preso quello di ananas. Buon appetito! Finita la colazione, Ronaldo fa un pisolino, quindi semplicemente devo mettermi 1 ora e mezza sul divano e rilassarmi. Poi alle 9:30 avrò un altro snack. E adesso me la chillo un pochetto. 1 oretta e passa. Buonanotte. Continuiamo la giornata, adesso è l'ora dello snack. Lo snack di Cristiano Ronaldo è molto semplice, è un avocado toast che non va in Italia ma va molto nel resto del mondo ed è anche buono onestamente. Cosa vi serve? Semplicemente una fetta di pane tostato e metà avocado. E dopo questo snack devastante andiamo ad allenarci. Ragazzi, sono arrivato in campo, è il momento di allenarmi e lui sarà il mio coach. Eccoci qua. Quindi iniziamo subito. Prima di iniziare l'allenamento mi sono scaldato un po', quindi ho fatto 2 giretti di campo e poi delle andature. E proprio facendo le andature mi sono accorto che negli ultimi mesi ho messo su tanti iscritti e ho perso altrettanta coordinazione. Comunque dopo le andature ho fatto anche un po' di stretching e infine, proprio nello stile di Ronaldo, un bel circuito di addominali.
parte dell'allenamento è finita, adesso riscopriamo questi magici piedi. È arrivata una fascetta da CR7, vero? Onestamente mi mancherebbe l'orecchino. Qualche anno fa ce l'avrei avuto. Dopo i tocchi e i passaggi lunghi sono passato a fare i tiri in porta. Prima di destro, poi di sinistro, poi al volo, poi stop e tiro, poi pure di testa, insomma un po' di tutto. E mio Dio, devo dire che una volta ero decisamente molto meglio. Avrò fatto 50 tiri in totale e ne saranno entrati 2. La qualità dell'esultanza però c'era decisamente. Siamo arrivati nell'ultima parte dell'allenamento ed è una parte un po' più per la resistenza, infatti farò delle ripetute, corro 10 metri in avanti, torno indietro, 20, 30, così fino a 50 per 4 volte, un po' per spaccarmi il culo diciamo, quindi iniziamo. Questa fascetta stilosissima. Allenamento ufficialmente finito. Noi ci vediamo a casa. È arrivata l'ora di pranzo e Cristiano Ronaldo fa appunto due pranzi. Il primo è veramente molto semplice: petto di pollo. Se vedete 16.000 fettine è perché ho preso per sbaglio quelle sottili. Alla fine sono 250 grammi qua. E poi dell'insalata. Io qua ho messo valeriana più dei pomodorini, quindi è molto leggero. Poi dormirò e poi mangerò di nuovo. Quindi buon appetito. Mi manca un po' di sale. Ragazzi, adesso è l'ora di riposarsi ancora un po', quindi buonanotte. E mentre schiaccio un altro pisolino colgo l'occasione per chiarire il fatto che questa routine, come molte altre, non è precisissima. Infatti è molto difficile ricreare quello che fa un personaggio come Cristiano Ronaldo quotidianamente. Se volessimo evidenziare gli aspetti più importanti della routine di Ronaldo, però direi che sono: l'alimentazione fatta da tanti pasti frequenti e proteici, l'allenamento sia fisico che tecnico per il calcio, chiaramente Ronaldo si allena per molte ore, e infine il recupero. Abbiamo capito che Cristiano Ronaldo dorme e non fa finta. Secondo pranzo di Cristiano Ronaldo abbiamo sempre dell'insalata, poi delle olive nere, ne ho messo un po', non sono un grande fan delle olive, poi due uova che dovrebbero essere sode ma sono poco sode e ci ho messo almeno mezz'ora a sgusciarle, e infine del tonno, il mio in scatoletta, quello di Cristiano Ronaldo, presumo proprio di no, ma detto questo ho seriamente fame di nuovo e buon appetito. Anche il secondo pranzetto finito, adesso ho ancora un pisolino, ma non so se lo farò perché semplicemente mi sembra di sprecare tempo in questo caso. Casomai ci porteremo avanti con gli altri video in questa ora, ora e mezza. E poi andrò a nuotare, quindi noi ci vediamo dopo. Lo step successivo della routine di Ronaldo è quello di nuotare per un'ora più o meno durante il pomeriggio o la sera. A differenza di Ronaldo non ho una piscina in casa e quindi ho dovuto arrangiarmi come posso. Siamo al mare, l'acqua è congelata, io adesso mi butterò dentro e nuoterò un po'. Probabilmente non un'intera ora perché non voglio morire di freddo, però apprezzate il fatto che ci metto il cuore, mi cambio e mi butto. Sarò stato dentro 10 minuti, è stata una crioterapia piuttosto che una nuotata. Fa un freddo pazzesco, seriamente. Adesso mi asciugo veloce e poi andiamo via. Andiamo! Ragazzi, è arrivata l'ora di fare la prima cena ed è questa. So che non sembra un granché, però è semplicemente del merluzzo e poi accanto ci ho messo del pane. Detto questo, buon appetito!
Prima cena finita, adesso dovrò trascorrere un po' di tempo in famiglia, il che vorrà dire stare disteso sul letto e guardarmi qualche video, e poi avrò la seconda cena, quindi ci vediamo dopo. Love this. Ultimo pasto della giornata, una bisteccona. Potevo scegliere tra del pesce o una bistecca, perché Cristiano Ronaldo o prende uno o prende l'altro. Finita anche la seconda cena, adesso sono veramente distrutto dalla stanchezza, quindi ci vediamo domani che vedo i risultati. Eccomi qui, le considerazioni del giorno dopo. Mi è piaciuta questa routine? Non molto, onestamente, perché c'erano questi pisolini di mezzo che mi hanno completamente spezzato il ritmo. Io non sono un tipo da pisolini, non li faccio mai. Ho fatto fatica durante la giornata? Assolutamente sì. Nonostante fossi sballato per i pisolini, ero veramente stanco anche la sera per via dei tre allenamenti. Quello mattutino, quello di calcio e poi la nuotata. Per quanto riguarda le calorie, invece, Ronaldo ne assume più o meno 3000 al giorno e quindi ne brucia altrettante. Io ho fatto i calcoli di tutte le calorie che ho assunto e sono arrivato più o meno a 2677, mentre ne ho bruciate ben di più perché ne ho bruciate più o meno 3300. Quindi detto questo, scrivetemi qui sotto nei commenti quale altra routine dovrei fare, iscrivetevi al canale e noi leoni ci vediamo nel prossimo video. Yeah.